ma che processo con Biscardi il lunedì. Buonasera, una puntata straordinaria, assolutamente inedita nella lunga storia del processo. I nostri grandi ospiti. E sì, Aldo, buonasera. Abbiamo con noi uno dei protagonisti di questa serata. Allora, una pazza partita che ha comportato una brutta sconfitta per la capitale. Raccontaci com'è andata. Buonasera a tutti. Com'è andata? Niente, abbiamo perso. Si sa, a volte si vince, a volte si perde. Come si dice? La tavola è rotonda. Eppure stasera si è visto un bel gioco, un bel gruppo, molta collaborazione. Siete partiti subito in controllo, ma poi da metà partita in poi sono cominciate le difficoltà. Sì, beh, abbiamo fatto bene, si è collaborato molto, siamo stati vicini, all'inizio siamo riusciti a difendere tutti gli attacchi, nessuno riuscì a comportare una vera minaccia, poi ci siamo un po' disuniti e si sa, quando ti allarghi non riesci più a contrastare gli attacchi. Parliamo insieme alla Moviola di quello che è forse l'episodio chiave della partita. Ecco la Moviola, siamo a metà del quarto turno, il turno del giocatore rosso. Il nano come prima azione decide di muoversi nella regione adiacente, dopodiché annuncia la sua azione di cura sul centauro, il giocatore giallo. Se possiamo tornare un po' indietro con le immagini, piano, ecco ora avanti per favore. Sì, stop, vediamo che al momento dell'azione il giocatore è completamente al di là della linea. Sì, c'era, purtroppo c'era. Quello è colpa del nano però, lo vedi che... Lui pensava che c'era scritto può curare uno se si trova almeno alla regione di distanza, invece è scritto entro una regione di distanza. E niente, quello non capisce mai niente, fa tanto lo straniero, poi abbiamo parlato inglese e bisogna dirgli quello che c'è sta scritto. E pazienza, la prossima volta. Grazie mille allora, ciao! Ciao, ciao, grazie.